Eccolo qua, vai pure. Dal Vangelo secondo Luca, nome del Padre, del Figlio e dello Padre, Figlio, Spirito dello Spirito Santo. Santo. Amen. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?" Si fermarono, col volto triste, uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che è accaduto in questi giorni?" Domandò loro: "Che cosa?" E gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte. Lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?" E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto." Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista subito. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?" Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 apostoli e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone?" Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Parola del Signore. Ecco qui sporre la domanda che dicevamo anche ieri. Allora disse